Vocazione forse si basa più sul fatto che può essere una tua scelta dettata dall'insicurezza, dalla paura, quindi giustificata in questo modo proprio perché se realizzata sotto una forma più metodica, ragionevole, forse con uno sguardo più a lungo termine. Però io te la rimetto invece su un piano qualitativo della vita. Cioè se io compio delle scelte perché credo che questa determinata scelta mi possa portare del bene e del piacere. Devo comprendere bene come la frustrazione che si genera da delle volte, almeno in me, da un'alternativa che per te sarebbe razionale. Non lo so, penso all'abbandono, oppure penso alla costrizione, oppure penso al silenzio laddove si potrebbe comunicare. Ecco. Sì, sì. Anche se poi prese così non dicono nulla queste alternative, perché dovrebbero essere contestualizzate. Sì, ma però immagino che i nostri terreni di scontro siano lì. Io credo anche che la vita debba essere vissuta sotto anche un giudizio, un metro qualitativo. Qualitativo intendo una vita piena, totale. Mi viene difficile pensare che sia qualitativamente alto abbandonare una via, seppur pericolosa, o una scelta, seppur dalle fondamenta un po' incerte, ma che ha un potenziale veramente immenso e che avrebbe una possibilità di sviluppo piacente, quindi qualitativamente alta. Mi preoccupa, ecco, ragionare per questo bianco o nero della cosa. Cioè io penso che molte delle tue scelte siano state dettate dalla mia stessa, del medesimo metodo, cioè quello di dare un valore qualitativo alla tua esperienza. Non vorrei allora che una sconfitta viene razionalizzata e giustificata tramite la ragione, dicendo, che la posso anche rigirare, perché no? Certo. No. Sì, sì. Io ti rispondo di sì, certo, coscientemente però. Probabilmente è anche giusto farlo. E deve essere così, certo. Ma in queste scelte, dimmi, scusami. Termino con un'ultima cosa, perché l'incipit tuo non mi ha convinto. La scelta che tu fai deve darti piacere, cioè deve farti del bene, no? Chiaro. Questo è il punto di partenza. Chiaro. Ma non tutte le scelte che una persona fa sono volte al proprio benessere. Ti faccio un esempio. Adesso senza entrare in un argomento troppo vasto, perché saremmo a parlarne di questo di per giorni, no? Voi lo sai che noi amiamo molto discutere di questi argomenti. Il nostro tempo libero è veramente piacente. Siamo qui per parlare. Serate a darci gomitate con la mente. No? Sì, chi ci vive e ci frequenta, certo, non sai quanto è contento. Ma siamo rimasti da soli, vedi, qua a parlare. Dai, ha ripreso pure. Quindi. Guarda, sì. Ti parlo di amore inteso come... non innamoramento ovviamente, ma un amore maturo, un amore diciamo più cresciuto. Casualmente mi parli di amore. Sì, certo, casualmente. Una cosa importante. Ma... questa. E non pensi che a volte una scelta possa essere poco vantaggiosa per un tuo benessere, ok? Ma possa essere una sorta di sacrificio che tu fai in una determinata situazione verso l'altro per il benessere dell'altro, e quindi cade in un certo senso la premessa al discorso che hai fatto prima, cioè che la scelta è una scelta comunque che ha come finalità, come obiettivo, quella di una sorta di benessere. Ok? Poi, ovvio, il discorso potrebbe andare avanti per giorni, soprattutto perché è un cane che si morde la coda. Perché in realtà il darsi disinteressatamente spesso non esiste, o comunque esiste in porzioni estremamente piccole della grande torta. Però se questo darsi potesse essere giustificato, esistesse, non sarebbe un discorso con una prefazione, con una premessa sbagliata?
Sicuramente sì, ma non mi hai chiesto però qual è la mia definizione di amore. Mi posso mettere il cuscino dietro perché mi sto sentendo in inglese? Sì, sì, perché siamo un pochino scomodi. Nel divano. No, no, non era per discutere dell'amore che... in generale, eh? Ok? Perché però mi è venuto in mente l'amore, perché l'amore per me è un darsi disinteressato. In maniera totale disinteressato. Totale. Cioè io a una persona do quello che so che fa piacere a quella persona ricevere. Poi, per amor di Dio... O quello che fa piacere a te dare. Esatto, ma questo è un discorso lo diresti più... a me. Ma lo direbbe a me, lo direbbe a me, perché tanto entriamo poi nel nocciolo. Perché ancora non gli è chiaro, forse non gli piace, quindi credo che sia più la seconda, perché secondo me non gli piace, la mia definizione di amore. Cioè, per me c'è poco da parlarne di questo. C'è una fondamentale reciprocità, o quantomeno dovrebbe esserci, una reciprocità spirituale, anche psicofisica, perché poi anche l'epiderme partecipa, certo. No? Nella... Ma, sicuramente. Ma deve essere totalmente spontanea, quindi deve essere una... spontaneità di reciprocità. Quindi mi immagino che molti limiti, resistenze e anche le banali e squallide strategie psicologiche che oggi come oggi abbiamo imparato un po' tutti ad utilizzare, perché tra le esperienze, tra lo studio anche delle nuove frontiere psicologiche, certo. In questo caso però non credo che portino del bene, sì, sì. Giocare cioè con le leve emotive e l'insicurezza altrui per accingere e stringere un rapporto squallido. È squallido e basso, ma non dobbiamo neanche fingere di fare i moralisti, nel senso che sono sistemi così quotidiani, ormai interiorizzati anche dalle nostre, forse dai nostri sistemi immunitari del cuore, che li mettiamo in pratica, perché manca della reciprocità. Ora potremmo stare le ore a spiegare cos'è una reciprocità, non è che può essere costruita forzatamente. Sicuramente la si può, nella mia visione, raggiungere laddove noi riscopriamo, come anime, come ragazzi di questa generazione, anche la voglia di avere una sorta di soglia di sacrificio nel compromettersi all'altro, nel lasciare da parte alcune velleità personali, sapersi un attimino amalgamare. Anche qui c'è una gerarchia qualitativa e naturale delle cose. Mm-hmm. Una reciprocità spontanea non porterebbe quasi mai a litigare, perché laddove ciò che tu ami e apprezzi e ciò che ti preoccupa e ti ferisce è congruo al mio modo di riflettere, o quantomeno io ho le potenzialità di poterti non ferire perché comprendo qual è la tua debolezza e scelgo altro perché ti amo disinteressatamente, perché provo innanzitutto una forma di grande stima, cioè cominciamo a parlare anche di cos'è l'amore. Cioè la gente, io che mi definisco romantico per passione letteraria e proprio anche per una definizione, mi vergogno quando si accosta a questo termine il concetto del bacio perugina, cosiddetto, nel senso un romanticismo di sdolcinareria, di becero altruismo, di zerbinaggio, questo non ha niente a che fare con il termine. Presuppongo che anche Luca, insomma, mi dà l'onestà intellettuale ad essere d'accordo. Sì. Per romantico intendo quella sorta di fede, perché profondamente è trascendentale quel movimento, una sorta di fede, mettiamola così, sulla possibilità umana di instaurare un rapporto spirituale alla base, cioè un legame di reciprocità così totale che non si sceglie la guerra, lo scontro strategico, che lo sanno fare tutti, che è quotidiano, che è comodo, che è facile, perché più o meno chiunque sa un po' giocare, sa un minimo di stima in se stesso, sulle paure dell'altro, ma che sceglie proprio la via della reciprocità, della visione d'insieme, del noi, che qui abbiamo perso anche l'idea della comunità, e quello che mi fa arrabbiare è che il soggetto che è vicino agisce così. Io ho una grande stima da parte mia perché vedo che nella vita sa reagire e costruire rapporti anche così. Sicuramente al contrario di me, lascia... Perde un po' in eternità questo discorso, perché l'amore inteso come... Ci diversifichiamo qui forse, sì. Le nostre strade si dividono quando poi si parla del perché? Per sempre, che terrorizza l'Occidente. Io non capisco perché vi terrorizza il per sempre. Cioè, siete fissati con la contingenza, le cose devono finire. Questa cosa a me mi mette una noia e un'ansia nello stesso tempo, forse la persona, stavo per dire la stessa cosa. Tornando un po' a quello che mi avete detto voi, sì, scusa, che io noi... credo molto, ossia che, e questa cosa l'ho detta ad una persona per me molto importante qualche tempo fa, la persona non deve essere, la persona è. Certo, spontaneità naturale dell'essere.
sono d'accordo, anche se pensereste in partenza che non, assolutamente, la persona è la persona. Ecco perché poi ti ritorno anche al discorso del fato che mi avevi anticipato precedentemente, cioè il sé, ciò che siamo, è la leva fondamentale che ti dà anche la forza di vivere, cioè la percezione di te stesso è una cosa bellissima. È forse difficile scoprire te stesso, questo probabilmente è un capitolo importante, anche piuttosto lungo da discutere, ma noi siamo ciò che siamo e spesso indossare una maschera intesa come maschera di difesa verso il, diciamo, verso una parte di te forse più debole, forse che hai paura di mostrare, hai paura che non sia accettata. Di fronte a questo discorso ti dico, se io indosso una maschera, spesso so di indossarla, questo sì, è una scelta anche questa qui, e quindi per me io continuo ad essere estremamente convinto, anche se in prima battuta potrebbe sembrare il contrario, che io ho la percezione di essere ciò che sono, e penso che tutti dovrebbero vivere in funzione di questa percezione, di questa certezza. E anche se, adesso il termine certezza lo ridiscuterei, cioè avere la percezione di conoscersi, ma mai la certezza di conoscersi perfettamente, altrimenti verrebbe meno lo stimolo più importante, quello della curiosità del conoscersi. Sì. Quindi è il crescere. Sì, bravo. L'evolvere. Evolvere. Tornando, scusate. Interrompo, sarebbe tutto perfetto laddove però in questa economia della questa sorta di feticismo di conoscersi personalmente, quotidiano e ossessivo, e poi non si faccia entrare ossessivo anche... adesso. Eh sì, perché viene tutto incentrato su noi stessi, quando invece poi, sai, Sebastiani vive in un mondo, come Belmonte, che è fatto anche di elementi esterni. Probabilmente un campo in cui noi veramente ci dividiamo, cioè l'elemento proprio di svolta, ci riflettevo proprio venendo qua, di tutti questi discorsoni che poi presi così potrebbero non portare a nulla, e anche di come uno avverte e sente il proprio scopo di vivere. Nel senso, io vedo una forte lotta, ad esempio, nel modo di vivere, cioè, ci vedo uno scontro, ci vedo una guerra, in tutto questo concetto espresso da Luca vedo una quiete, ad esempio, un'immagine che mi ha emanato, l'espressione che potrei utilizzare è quella di una lieve...